Ecco le vie dello shopping a Cremona questa mattina nella prima giornata di saldi invernali. Non un grande movimento, ma c'è tempo fino al 28 febbraio per fare affari e dare impulso al commercio, sebbene i negozianti siano consapevoli che proprio la prima settimana di ribassi faccia la differenza. In ogni caso le stime dei principali osservatori non parlano di grosse cifre a causa del perdurare della crisi. Secondo il Codacons, ogni famiglia italiana spenderà non più di 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. Investimenti oculati e parsimonia sono le parole d'ordine, con budget a persona che scenderà di circa il 5% rispetto allo scorso anno, non superando dunque i 175 euro per ciascuno. In ogni caso, quando si va a caccia di saldi occorre tenere presente alcuni utili consigli: conservare lo scontrino, prima di acquistare è meglio aver fatto una ricognizione i giorni prima nei negozi, avere le idee chiare e soprattutto diffidare di ribassi superiori al 50%, quasi sicuramente sono rimanenze di magazzino.